Siamo nel Medioevo, all'incirca nell'anno 822, quando un'imbarcazione attracca dal Jazira al Kadra. A bordo si trova un virtuoso musicista armato del suo oud, Abu Hassan Ali ibn Nafi. Ma a noi va benissimo il suo soprannome, Ziryab, l'usignolo nero. Questo luogo costiero è oggi conosciuto come Algeciras e non si trova ad oriente, bensì in Andalusia, nella Spagna del sud con vista a Marocco. La penisola iberica era infatti sotto l'egida di un importante emirato islamico. Ziryab, a seguito della controversa di partita da Baghdad, viene accolto in questa feconda terra. Il suo operato finì per influenzare la musica ispanica per chissà quante generazioni. Insomma, tenetevi forte, buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la storia della musica. Io sono sempre il Mastro e oggi vi offrirò una terza succulenta panoramica sull'oud medievale attraverso le mirabili gesta di Ziryab. La nostra barchetta è lì che freme per una nuova procellosa avventura. Sigla. Tempo fa, gironzolando tra alcune bancarelle dell'usato a Roma, trovai tra alcune vecchie registrazioni un CD di Paco de Lucía, titolo Ziryab. Ne ignoravo la storia e qualsiasi eventuale nesso, ma lo comprai. L'esplorazione sonora dell'album c'entra poco con le vicende che sto per raccontare. Tuttavia il nome Ziryab serviva evidentemente ad evocare un ponte tra il passato e il presente. Da un lato la Spagna andalusa, regno del flamenco, della chitarra, dall'altro la dominazione islamica della penisola iberica medievale e quindi l'introduzione dell'oud, di cui Ziryab è spesso indicato come uno dei più autorevoli responsabili di tale consegna tra Oriente e Occidente. Ci sono nessi tra il flamenco e la musica medievale araba? Per il momento non inerpichiamoci in pensieri troppo perniciosi. Comunque teniamo a mente questa finestra. Ziryab è stato un cantante, un suonatore di oud, un compositore dapprima nel territorio iracheno dominato dagli Abbasidi, il possente impero islamico, in ultimo sotto l'emirato di Córdoba, appunto in Spagna, all'Andalus. Come abbiamo da poco raccontato per il contemporaneo Al-Kindi, i suoi saperi non si limitavano, per dir così, alla musica, ma abbracciavano altri campi come la medicina, la geografia, la matematica, la botanica, ma anche l'igiene e, udite udite, la cucina. La cultura islamica dell'epoca rappresenta veramente un'eccellenza. Ok, Ziryab, che cosa dovrebbe significare questo soprannome? Ziryab rimanda all'usignolo nero, o al merlo, insomma un volatile scuro, Blackbird, quasi a sottolineare le sue sorprendenti capacità canore. Altre interpretazioni invece tendono a sottolineare la sua carnagione olivastra, portando ad ipotizzare un'origine africana, ma vi è anche la pista persiana, curda. Come sapete, questi discorsi mi interessano fino a un certo punto. Ciò che a noi preme sottolineare è che la sua formazione la possiamo localizzare attorno a Baghdad. Qui, cari miei, ci dobbiamo fermare un momento per contestualizzare. Vedrete che ci aiuterà a mettere a fuoco tante cosette. O magari a confonderci di più. Non abbiamo dettagli sull'infanzia del nostro protagonista. Le prime menzioni di questo personaggio risalgono a cavallo tra l'VIII e il IX secolo nella Baghdad, presieduta da Harun al-Rashid. Ziryab inizialmente era un giovane apprendista del più illustre compositore musicista del califfo, ovvero Ishaq al-Mawsili, figlio di Ibrahim, altro musico enorme del mondo islamico antico. Prima di soffermarci su questi personaggi, osserviamo brevemente la città. È giusto ricordare come Baghdad fosse tutto sommato recente come costruzione. Viene fondata una cinquantina di anni prima rispetto alla nostra storia, ovvero nel 768 d.C., sotto il califfo al-Mansur. La particolare forma circolare e la vicinanza al fiume Tigri evidenzia sin dal principio le sue potenzialità, tanto da divenirne la capitale dell'impero. Stiamo parlando di una città multiculturale, pregna di saperi, conoscenze, religioni, formata da una popolazione abbondante. Alcuni hanno riportato addirittura un reboante milione di abitanti, più della stessa Costantinopoli bizantina, centro di cui abbiamo parlato qualche episodio fa. Baghdad sorge sotto il modello del vecchio impero sasanide, ovvero la civiltà del secondo glorioso impero persiano, fiore all'occhiello della cultura antica. Cioè, tipo Milano oggi. Abbiamo accennato che a Baghdad operò un insigne musico, Ishaq al-Mawsili. In realtà la vera e propria leggenda, nonché capostipite di tutta la cultura musicale islamica, è il padre, ovvero Ibrahim al-Mawsili. Stiamo parlando di un compositore di corte conservatore, una figura da cui si fanno discendere tradizionalmente molte forme della musica musulmana. Curioso, vero? Conservatore significa
che tentasse quantomeno di preservare qualcosa di più arcano. Bello, mi piace. Il riferimento in questo caso non può che essere il mondo, diciamo, dell'Arabia e della Mecca, luoghi in cui è sorto l'Islam. Le varie e dislocate fonti islamiche ci suggeriscono che a Baghdad avesse luogo una importante scuola di musica e che Ibrahim fu un emerito insegnante. A succedergli, ovviamente, fu il figlio Ishaq, e qui comincia la nostra storia. Infatti, tale musico fu, per dir così, rivale e maestro del nostro Ziryab. Fidatevi, vale la pena spendere due parole anche su di lui. Come il padre, anche Ishaq operò sotto numerosi califfi in Baghdad. Questi lo tenevano in grande considerazione. Ciò che possiamo ricavare dalle informazioni in nostro possesso è che Ishaq, oltre a essere un compositore, era anche un poeta. Musica e poesia si presentano ancora una volta come un tutt'uno nel mondo antico. Ricordate i greci e il concetto di musiche? Avevo fatto il riassuntino di recente. Bene, su Ishaq conosciamo una serie di citazioni che possono aiutarci ad inquadrare il personaggio. Nella prima puntata dedicata all'Ud, avevamo citato una sorta di trattato canzoniere molto importante, ovvero il Kitab al-Aghani, scritto all'incirca nel X secolo. Bene, in questo libro si racconta che un giorno Ishaq, ascoltando 20 Ud suonare simultaneamente, riuscì ad avvertire di individuare una singola corda scordata di uno dei musicisti. Probabilmente tale storia intende rimarcare un suo orecchio particolarmente fine. Quello che possiamo capire di questo Ishaq, che è stato veramente un virtuoso con lo strumento del Lud, ma meno abile, diciamo, nella voce. In queste fonti viene raccontato come un suo allievo, Ibrahim ibn al-Mahdi, lo superò riuscendo ad intonare ben 4 ottave piene. Sborone. Da qui Ishaq ricorse al falsetto per poter reggere il confronto. E questa, cari miei, sarebbe una delle prime menzioni di tale tecnica. Chissà, ricostruire l'antico è sempre un pasticciaccio. Però tutte queste storielle, vere o non vere, simboliche o reali, mi gasano un sacco, in quanto provano a riflettere una circostanza quotidiana della musica. Sono storie molto concrete, simboliche, ma concrete. Arriviamo quindi a Ziryab. Come si incastra in tutto ciò il nostro leggendario musicista? Anzitutto abbiamo già detto essere allievo di Ishaq. Non è chiarissima questa circostanza, ma pare che tra di loro non corresse buon sangue. Nelle varie fonti islamiche viene riportato un altro aneddoto. Si racconta che il califfo Harun al-Rashid chiese a Ishaq un'esibizione del giovane musicista Ziryab. Rimase colpito dalle sue maniere cortigiane e dal talento musicale. Durante la performance il califfo gli chiese di eseguire un brano offrendogli l'oud dello stesso Ishaq. Qui Ziryab esitò, chiedendo invece di utilizzare il proprio strumento, al quale disse di aver apportato modifiche per renderlo adatto a suonare le sue composizioni che nessun altro conosceva. Molto interessante. Harun acconsentì, rimanendo molto soddisfatto di ciò che aveva sentito. Bello, vero? Ora quello che probabilmente ognuno di noi si sta chiedendo: che cosa ha suonato? Ma soprattutto, quale sarà stata la reazione del suo maestro? Bene, il rimarchevole debutto davanti al califfo non fu accolto calorosamente da Ishaq. Egli, infatti, a seguito di tale evento, propose a Ziryab una scelta: rimanere a Baghdad e affrontare la sua ira, oppure lasciare Baghdad col suo aiuto per non tornare mai più. Beh, Ishaq era il musicista più influente alla corte di Harun al-Rashid. Da qui la dipartita di Ziryab divenne l'unica soluzione. Non è possibile stabilire la data precisa, ma grosso modo siamo tra l'anno 809 e l'813. Ci sono mille interpretazioni. Ok, che cosa c'è di vero in tutti questi aneddoti? La questione delle biografie è alquanto controversa da ricostruire. Tutto ciò che riguarda Ziryab pare sempre come una geografia, qualcosa di leggendario. Il principale biografo in questione si chiama al-Makkari, uno storico vissuto nella Fez del primo 600, quindi quasi 1000 anni più tardi. Egli scrisse un compendio ricchissimo sulla musica arabo-andalusa, il cui titolo lo possiamo tradurre con la fragranza del profumo del tenero ramoscello di Al-Andalus. Circa 800 anni di storia. Per quanto prezioso e di inestimabile valore, potete capire quanto sia difficile prendere sul serio alcune informazioni. Bene, tutto ciò è solo il preambolo della nostra storia. Come procede? Beh, Ziryab si incammina verso ovest, dalla Siria fino all'odierna Tunisia, per giungere infino a Cordoba. Con sé, oltre allo strumento, porta tutto il bagaglio culturale respirato nella cosmopolita Baghdad. Tutte queste tappe sono riportate in alcune fonti, mentre altre tagliano, diciamo, direttamente verso la Spagna. È assai probabile che si sia fermato lungo il percorso presso dei sovrani illuminati. Ad esempio viene menzionata la vicinanza con Ziyadat al-Aprimo, importante emiro dell'Ifriqiya. Da qui è probabile che le doti di Ziryab fecero eco nei territori di dominio islamico. Ecco infatti che l'illustre emiro di Cordoba, ovvero al-Hakam I, lo invita infine nel suo regno iberico. Ziryab arrivò quindi ad Algeciras nell'anno 822, in concomitanza con l'infausta morte dell'emiro. Che sfiga. Fortunatamente
immediatamente il figlio che ne prese il posto, ovvero il giovane Abd al-Rahman II, lo accolse calorosamente. Perdonate la parentesi un po' didascalica, però ogni tanto serve per firmare qualche punto. Ritornando alla figura di Zirab e all'interpretazione delle fonti, alcune di molto antiche ne hanno parlato come un ex schiavo, ma a giudicare da tutti questi spostamenti e dal suo fare cortese ed educato, parrebbe far propendere per altre origini, cioè che qualche tipo di libertà e di educazione la deve aver ricevuta. In un modo o nell'altro, finalmente raggiunge la Spagna musulmana. Ma non dimentichiamolo, a noi interessa anche sapere l'evoluzione di questo Ud. Per cui fermiamoci un momento. Abbiamo raccontato di come Zirab prediligesse un suo personale e peculiare Ud. Ricordate la storia di poco fa col suo rivale Jacques? L'Ud suonato dalla famiglia Al-Mawsili, così come nel resto dell'impero musulmano dell'epoca, contava 4 corde, esattamente come il persiano Barbat. A Zirab viene attribuita l'aggiunta di una quinta corda. Ora, sappiamo che l'aggiunta di una corda è sempre vista in modo problematico, sia nell'antichità sia oggi. Terpandro, Timoteo da Mileto, insomma, ci danno dei precedenti più remoti. Un trattato tunisino del XII secolo ci informa che il quinto ordine dell'Ud di Zirab è accordato con il primo, quindi o all'unisono oppure semplicemente un'ottava più grave. Dunque la cordatura dovrebbe essere Do, La, Re, Sol, Do. Ancora ai tempi di Baghdad e della rivalità con Ishaq, Zirab fece costruire un Ud, diciamo, di dimensioni un po' ridotte, con le doghe fatte in pistacchio, legno di pistacchio, peso e dimensioni decisamente più contenute, quasi avesse sentore dell'imminente cacciata e volesse alleggerire il carico. Le corde più gravi iniziano a essere fatte in budello, mentre le altre provenivano, diciamo, da un intreccio della seta. È interessante perché si sono conservati anche i nomi delle corde, e sono nomi persiani ovviamente, come del resto era l'origine di questo strumento. Anyway, la corda più grave era chiamata Bam, segue la cosiddetta Matlat, ancora la Matma e infine il cantino Zir. Chissà cosa ho pronunciato. La trattatistica araba non è avara di informazioni e ci riporta anche i dettagli sui fili di seta da attorcigliare e il diametro delle varie corde. Sul motivo dell'aggiunta della quinta corda o del colore rosso ci sono spiegazioni da un lato tecniche o pratiche, ma anche alcune più filosofiche. Come raccontato nel precedente episodio su Al-Kindi, il mondo arabo dell'epoca incontra in modo molto prorompente tutto ciò che è il sapere ellenico antico, compresa quindi la filosofia. Possibile che queste 5 corde simboleggiassero proprio gli umori introdotti secoli prima da Ippocrate. Molto probabile e sicuramente veramente tanto affascinante, ma su questo argomento ne so poco altro. Ovviamente non esitate a commentare ed elargitemi la vostra conoscenza. Si racconta sempre in queste varie fonti che Zirab utilizzasse un plettro formato, diciamo, da una penna d'oca. Faccio una parentesi credo doverosa, soprattutto quando si parla, diciamo, di liuteria. Se c'è una fonte, che ne so, del 1200-1300, magari appunto di liuteria che ti racconta come venisse costruito uno strumento nell'Ottocento, quindi 300-400 500 anni prima, è chiaro che utilizzerà dei criteri che in quel momento conosce e quindi magari certe cose, diciamo, si rielaborano e si reinventano. Molto difficile l'organologia. Ora basta tecnicismi e concludiamo la nostra splendida avventura. Nell'anno 822 Zirab, abbiamo detto, giungere nell'Al-Andalù. Nella corte arabo andalusa trovò probabilmente il suo habitat ideale. Oltre ad esercitare un ruolo primario nell'esecuzione dell'ud, del canto e della musica in generale, incisivo fu anche il suo approccio nel mondo della cucina e della moda. Su questo discorso c'è veramente un sacco di roba interessante. Zirab è veramente raccontato come una star in questo frangente. Vero o non vere, iperboli o non iperboli, è sicuramente stato un personaggio eclettico. Ah, in tutto questo guadagnava anche molto molto bene. Riceveva ogni mese un lauto compenso dall'emiro, quindi veramente un pezzo grosso di tutto questo territorio. Ciò che però a noi interessa è che fondò una scuola di musica proprio in questo emirato. Purtroppo non abbiamo tante informazioni da poter esaminare qui, però sicuramente, almeno da quello che si è raccontato dopo, tutto il suo operato influenzò per almeno 2 o più generazioni, insomma, la musica che verrà nel mondo ispanico. Quando all'inizio di questo episodio ho voluto rimarcare l'importanza della città di Baghdad, del suo cosmopolitismo, della sua cultura, l'ho fatto perché è probabile che Zirab da lì ne abbia assorbito veramente tanto e l'abbia poi portato nella città di Cordoba. Un discorso molto importante che non andrebbe tralasciato è che nella Spagna musulmana continuava a esistere il cristianesimo, con tanti tanti contrasti ovviamente di tipo belligerante. Se ricordate, molti molti episodi fa avevamo raccontato come in questo territorio si fosse andato a creare, a formare, il cosiddetto rito visigoto oppure rito mozarabico. Ecco, in tutta questa crudeltà tra uomini che si vanno sempre alla guerra e non riescono a fare altro che darsi delle botte, sicuramente però i due modelli
così, musicali, si sono incontrati e in qualche modo si sono influenzati a vicenda. Ma su questo argomento ci torneremo in un'altra occasione. Ok, abbiamo iniziato questo episodio anche parlando del flamenco. È possibile veramente fare un parallelismo di questo tipo? A mio parere no, cioè nel senso che è veramente troppo lontano. Però ci sono degli elementi che per forza di cose sono confluiti in quel tipo di musica. Ad esempio il cante hondo. Però è più difficile stabilire ad esempio un nesso tra come si suonava l'oud e come si suona oggi la chitarra nel flamenco. Nella visione un po' esotica, macchiettistica e occidentale, il flamenco utilizza spesso, no, la scala frigia, e questa sonorità, soprattutto appunto l'inizio con il semitono, spesso rimanda, come dire, a una musicalità arabeggiante. Almeno nei film è utilizzato tantissimo questo espediente. Ma i discorsi in questo frangente sono veramente molto, molto più complicati da ricostruire, in quanto si sono stratificate troppe popolazioni, troppi vagabondaggi, veramente, veramente troppa roba. Però qualcosa, per forza di cosa, è rimasto. Vi lascio qui sotto un video di uno studioso spagnolo che parla proprio di questo argomento. Avete capito comunque che non voglio sbilanciarmi troppo, ma spero che voi lo facciate nei commenti. Direi che per oggi abbiamo raccontato a sufficienza. Penso che queste vicende meritino seriamente molto più spazio all'interno della manualistica di storia della musica. Queste spesso troppo concentrate nel mondo cristiano, liturgico, occidentale. E attenzione, lo capisco, però guardando anche quello che succede simultaneamente cambia veramente tantissimo la prospettiva. Per tutto questo non dimenticate mai di guardare tutti gli articoli e i testi che lascio in descrizione, perché possono arricchirvi il discorso, e ovviamente qui io cerco di... Molti di voi penseranno, sì, va bene, molto bello, però hai raccontato alla fine molto poco di questo versante spagnolo, cioè è arrivato a Ziryab, sì, ha fatto la scuola, ma ve l'ho detto, ricostruire questi episodi è molto complicato, però possiamo fare un passino in più. Penso che sia arrivato il momento di cucire due discorsi che abbiamo intrapreso, diciamo, in modo parallelo. Da un lato appunto il mondo cristiano della polifonia, eravamo arrivati al 200 di Notre Dame, e adesso qui il mondo arabo-musulmano che si insedia appunto in questo caso nella Spagna. Qual è uno dei nessi più importanti tra la musica cristiana e la musica musulmana nella Spagna medievale? Vai! Esatto, le Cantigas de Santa Maria. Non ti lascio con la bocca asciutta. Osserva qui e ci salutiamo. Queste sono alcune raffigurazioni che si trovano in un codice delle Cantigas. Che cosa ne dite? Ziryab e compagnia avranno lasciato eredità tangibili? Sono domande veramente tanto, tanto affascinanti. E se sono di vostro gradimento, ne faremo sempre tante qui. Nella perigliosa e gagliarda navigazione. Nella storia della musica.